Buonasera a tutti voi. Nel ringraziarvi della vostra presenza, vi do il benvenuto a questo evento. Buonasera a tutti e grazie di essere qui con noi questa sera. È un onore essere ospitati oggi qui in questa sede, in questo ex Mercato Coperchio, che è un polo culturale ormai molto conosciuto qui a Melito e non solo, anche sul territorio. Inoltre onorato di avere al tavolo con me seduti delle personalità ovviamente che stanno dando un apporto anche al progetto Calabria Experience, portato avanti appunto dal 2015 dalla Proloco di Brancaleone, su nostra idea di unire il territorio per la valorizzazione e la sinergia fra associazioni del territorio. Ecco come nascono appunto queste iniziative, come nasce la collaborazione con Kronos Arte. Quindi sono percorsi non solo naturalistici che Calabria Experience effettua sul territorio calabrese, ma anche un percorso sinergico fra associazioni. Ovviamente oggi presenteremo appunto questo progetto Cammina Melito, che nasce grazie a grandi intuizioni. Ecco, le grandi intuizioni spesso si dice nascono a tavola, ma noi, come possiamo notare, nascono camminando su sentieri, su strade mulattiere, nelle campagne, nelle colline della nostra bellissima costa ionica regina. Appunto per questo Cammina Melito sarà un progetto che si interseca con i nostri itinerari. Per il 2019 abbiamo pensato a nuovi itinerari, nuovi percorsi e nuove mete, ovviamente sempre in relazione con le associazioni del territorio che operano sul territorio. Per noi è molto fondamentale agire sul territorio per la valorizzazione, creando sinergie, creando anche degli stimoli soprattutto. E lo stimolo è appunto quello anche dei nostri magnifici fotografi. Io li chiamo fotografi artisti perché i suoi occhi riescono a rappresentare il territorio in una maniera veramente incredibile. E grazie a tutte le persone che frequentano, insomma, le uscite di Calabria Experience, nascono ovviamente delle belle iniziative, come la mostra itinerante che ormai da 2 anni sta girando in lungo e largo la Calabria. Questa sera è anche esposta in parte, perché stiamo lavorando all'allestimento di quello che sarà il completamento dell'anno 2017-2018, ed è qui esposta nel padiglione diciamo laterale. Quindi un percorso condiviso, quello di Cammina Melito, che andrà a toccare con mano, diciamo, il territorio melitese, su cui avevamo posto l'attenzione anche parecchio tempo fa, ma cerchiamo di intraprendere un cammino insieme, cercando di creare sinergie. Sinergie che si attuano concretamente per la valorizzazione magari di siti poco conosciuti, o magari dietro l'angolo, dietro casa nostra, che magari si è completamente ignari. Questo perché è un segnale di forte cambiamento quello che vogliamo dare sul territorio, perché il turismo sta cambiando. Non stiamo più parlando di turismo quello mordi e fuggi, il turismo di massa, ma stiamo parlando di un turismo esperienziale che sta crescendo e appunto sta alimentando molto interesse sul territorio calabrese. Quindi non solo Aspromonte, ma anche la costa rappresenta un punto essenziale su cui porre l'attenzione, diciamo. È ragion per cui, grazie a queste forti collaborazioni, molte associazioni si stanno ovviamente avvicinando a noi, stanno camminando insieme a noi. Voglio citare appunto, non è qui presente per ovviamente motivi di lavoro, Guido Melidona, che grazie al suo gruppo di Nordic Walking, che sta portando avanti a Melito una grande opera di sensibilizzazione verso questo sport, che è veramente salutare,
molte persone si stanno avvicinando a questo sport, appunto, che unisce la camminata a, diciamo, lo scopo è anche quello della salute, quindi della salute personale, del benessere, diciamo, della persona. Ecco, tutte queste sinergie non possono fare che alimentare la nostra curiosità nell'esplorare questo territorio magnifico. Penso anche al bellissimo progetto che sta andando a gonfie vele con l'associazione, qui abbiamo il presidente Domenico Guarna, con il quale abbiamo intrapreso una collaborazione, ormai da 2 anni ci conosciamo, nasce tutto sempre per caso, sempre conoscendoci attraverso i nostri percorsi, nasce il progetto La Via dei Borghi. La Via dei Borghi che sta portando giovani e anche meno giovani alla scoperta dei borghi della nostra terra in una maniera nuova, in una maniera turistica, perché molto spesso tendiamo a sottovalutare la vera essenza di un luogo, perché diciamo vabbè, io mi sono cresciuto già, là c'era mio nonno, era il paese di mio padre, per esempio, che vado a fare. E invece no, perché ci sono spesso, noi andiamo a ricercare delle chicche, e quindi se c'è una chiesa che magari una persona non ha mai potuto vedere, noi ricerchiamo le guide del posto, coinvolgiamo ovviamente le associazioni, lasciamo sul territorio memoria con le foto che circolano sul web, perché l'informazione e il progetto deve far sì che questo si possa ovviamente vedere all'esterno, quindi anche un discorso di comunicazione delle attività è ben curato. E devo dire che con le associazioni con cui stiamo lavorando sinergicamente bene. Quindi ecco, possiamo svelare, Domenico, che stiamo lavorando già alle prossime tappe del tour 2019. Calabria Experience è appunto quello di creare esperienze sempre nuove e attraenti per tutti. Non esiste un target di persone per cui è riferito ogni itinerario che noi proponiamo. Unisce tutti. Quindi, come Cronos, che ovviamente non è precluso solo a un determinato target di utenza, ma sono associazioni aperte, anche il Giardino di Morgana, Nordic Walking e anche tante altre associazioni, di cui non faccio citazioni, altrimenti la lista è molto lunga. Se voi pensate che la Proloco di Brancaleone collabora con oltre 30 associazioni sul territorio calabrese, quindi ci confrontiamo, il turismo va curato e va curato dalla radice, quindi la radice, la prima linfa della radice per attecchire è appunto la sostanza, quindi la terra, la semina. Ragion per cui voglio ringraziare, e qui ho un appunto giustamente, se no rischio di dimenticarmi, voglio ringraziare appunto i fotografi che hanno scelto di lavorare sinergicamente con il gruppo Calabria Experience, che sono esposti proprio nella mostra qui, che potrete visitare in mezzo alle opere di Cronos. E quindi ringraziamo Alessandra Moscatello, Anna Praticò, Domenico Scopelliti, Massimo Tamborra, Massimiliano Peri, Massimo Collini, Toni Parasporo, Sebastiano Stranges, Sonia Musitano, Nuccio Sebastiano Romeo, Tommaso Marzano, Rino Cardone e Santina Maratea, la quale ha esposto anche alcune sue bellissime fotografie del territorio dai primi del 2000, ecco, fino ai giorni nostri. Quindi è una persona sicuramente, Santina, che di territorio sa tantissimo, quindi è una persona che apporterà, sono sicuro, un grande contributo a favore del territorio, ma anche della crescita del progetto Calabria Experience. Cronos Arte, già stiamo lavorando da tempo per la promozione dell'arte del territorio, abbiamo fatto delle bellissime iniziative a Brancaleone, quindi queste sono le cose essenziali, come questa sera, questo convegno ci darà prova di quanto questo territorio sia interessante e soprattutto degno di essere riscoperto e non scoperto, letto con uno sguardo diverso. Grazie, grazie a tutti. Grazie.
a Carmine Verducci e Maria Carmela, che sono le risorse umane del nostro territorio, sono la vera ricchezza, perché portano avanti una tutela e valorizzazione di quelle che sono le nostre radici. E Carmine fa veramente un bel lavoro sul territorio con la Prologo di Brancaleone, con Calabria Experience, e ci aiuta a conoscere meglio il nostro territorio, e molte volte anche va da dire anche a spese diciamo proprie, comunque non facendo leva su dei fondi comunque europei, questo va anche detto. Quindi sono molto volenterosi, anche Maria Carmela Romeo, che mi ha voluto fortemente qui, ho anche la tessera onoraria, mi hanno anche dato questa tessera onoraria della Cronosarte. Poi su Maria Carmela Romeo anche vorrei dire qualcosina, però andiamo un po' avanti, poi magari ci torniamo su. E sono qua sia in veste di moderatrice, come amica, ma anche perché ho lo stesso sentire che hanno tutti in questo tavolo i nostri ospiti. E credo che proprio la sfida della Calabria, a mio avviso, e penso che è un comune sentire, è proprio quello di ripartire alla riscoperta e dalla riscoperta delle nostre radici, dei nostri luoghi umani, geografici e dell'anima, come è stato detto anche in qualche altro convegno, per conoscere noi stessi e riconoscere le nostre radici. E appunto su questo ringrazio tutti e passiamo subito a presentare il progetto. La presentazione del progetto lo curerà l'architetto Santina Marateia, professionista con esperienza professionale e accademica nel settore dei beni culturali e del restauro architettonico. Dal 2015 collabora con il Circolo Culturale Palagenea in veste di docente all'interno del modulo Storia dell'arte greco-calabra. È anche docente esperto di restauro e in questo caso ci presenterà il progetto per cui noi siamo proprio qui, che sono i sentieri di Caposud Cammina Merito. L'architetto, scusate, forse non sente bene, devo tirare il filo, all'architetto Santina Marateia. Buonasera di nuovo, allora permettetemi velocemente di fare i doverosi i saluti e i ringraziamenti, quindi ringrazio tutti i presenti e un ringraziamento particolare va alle due associazioni, Cronosart e Calabria Experience, che hanno condiviso con me questo progetto, ci hanno creduto, guidati da una stessa matrice che è quella appunto della valorizzazione della conoscenza del territorio. E nel caso specifico del territorio meritese. Nell'affrontare le tematiche relative alla valorizzazione del territorio, una riflessione mi viene spontanea, ed è quella di che non bisogna considerare il territorio semplicemente come un contenitore di risorse e beni culturali, ma il concetto va allargato all'accezione più ampia di luogo e di spazio fisico nel quale si sono nel tempo strutturate le varie stratificazioni antropiche che in maniera più o meno marcata hanno contribuito a determinare e segnare quell'immagine identitaria che noi tutti percepiamo. Il territorio è il frutto dell'azione combinata di più fattori, antropici e naturali, che insieme l'hanno plasmato e l'hanno modellato nel tempo. È il luogo degli insediamenti umani, che si sono conformati nei secoli, adattandosi appunto alla morfologia dei siti, e spesso hanno instaurato con lo stesso sito un forte condizionamento ambientale. Il territorio è il risultato dello scorrere delle acque superficiali sulla nuda roccia e della resistenza che la stessa roccia oppone a queste acque appunto che scorrono sul territorio. Il territorio è l'utilizzo delle risorse che egli più delle volte ci offre e che l'uomo spesso il più delle volte depaupera a suo piacimento.
Il territorio è anche il lento e impercettibile movimento e processo tettonico che avviene appunto nella dinamica delle terre e nei processi tettonici che appunto costituiscono l'andamento e l'ossatura di cui lui è costituito. Ed è quello che nel tempo effettivamente ha dato origine ai rilievi, ai versanti, ai terrazzamenti, a tutto quello appunto che oggi come oggi caratterizza morfologicamente il nostro territorio. Il territorio quindi è storia, è il prodotto di una sedimentata ed ereditata evoluzione territoriale antropica, uno scrigno che contiene frammenti sacri e in grado di trasmetterci la memoria storica dei fatti e della vita vissuta, passata, in quanto somma di componenti significativi che hanno fatto la nostra storia, tracce, quindi segni, documenti del passato a cui va riconsegnata la dignità di documenti intesi come testimonianze, quindi materiali e immateriali, aventi valore di civiltà. Appare quindi chiaro alla luce di tutto ciò che la tutela, quindi la valorizzazione del territorio, di questo patrimonio culturale, quindi naturale, può avvenire solo e solo se si conosce il territorio entro il quale si opera. Non si può pensare di tutelare, conservare e trasmettere alle generazioni future un qualcosa che si disconosce di fatto. Le ricerche su questo territorio sono ancora attive, molti studi sono stati fatti sull'area, ma a tutt'oggi quest'area stenta a decollare, soprattutto dal punto di vista economico e turistico. Perché tutto questo? Proprio perché la gente che abita su questo territorio non conosce, non si è mai rapportata con il territorio, con l'ambiente circostante, non conosce la propria terra, quindi non conosce la propria storia. Lo scopo di Cammina Merito quindi è proprio questo, quello di interagire con il proprio territorio attraverso il cammino, da sempre uno strumento fondamentale di conoscenza, alla scoperta di luoghi che ci appartengono, che fanno quasi sempre giornalmente da sfondo alla nostra vita quotidiana e che ancora di più hanno fatto la mia, la vostra, la nostra storia. Procedo adesso con la presentazione di questi itinerari. In questa slide vediamo individuati quelli che sono i quattro percorsi che noi presentiamo in questa sede. Velocemente dico Merito Primordiale, il paesaggio preistorico di Cofolito, Prunella e il Monte delle Conchiglie e dei reperti archeologici, in cui facciamo vedere effettivamente la localizzazione dei siti, non solo caratterizzato da questa bellezza struggente del paesaggio che praticamente parte dal la Fiumara di Merito per abbracciare poi, diciamo, partendo da Prunella, per abbracciare poi Corio, Musupuniti e così via, verso ovest, mentre verso est abbiamo il comune di San Lorenzo con il torrente Arcina e così via, quindi che segnano solcano proprio questi torrenti, questo territorio, caratterizzato da queste presenze, da queste emergenze rocciose, tra cui la famosa faccia di Prunella, che è praticamente il frutto dell'erosione della roccia da parte degli agenti atmosferici che nel tempo hanno plasmato, appunto modellato questa pietra fino a farle assumere queste sembianze quasi assimilabili al volto umano. Ecco, qui interverrà il professore Sebastiano Stranger. Il sito naturalmente è soprattutto, custodisce una serie di reperti archeologici molto preziosi, tra cui questa famosa roccia votiva, di cui appunto il professore Strangers ci darà maggiori informazioni. Simino, prima di presentare il professore Strangers, forse l'assessore Patrizia Crea vuole fare un saluto. Mi spiace interrompere i lavori perché anche io ero particolarmente presa dalla presentazione, insomma, fatta finora. Io porto i saluti al tavolo, porto i saluti a tutti voi e mi scuso per il ritardo, ma era un impegno veramente, veramente familiare.
dal quale io mi sono alzata e sono andata via soltanto perché capisco l'importanza dell'evento e volevo essere presente a tutti i costi, anche marginalmente, però volevo essere presente. Niente, io vi ringrazio perché sono appassionata anche io e sto ascoltando volentieri e la presentazione, sarà un piacere continuare ad ascoltare i relatori che seguiranno. Dico soltanto questo, momenti come questi ce ne vorrebbero tanti perché molto spesso questi luoghi sono visitati da chi viene da fuori. C'è una mancanza di interesse al nostro territorio che è veramente allucinante, a partire dai giovani, ma anche noi, un po' meno giovani o comunque quelli dopo di noi. Per cui servirebbe, sarebbe veramente auspicabile e necessario che tutti insieme riuscissimo ad attirare l'attenzione e l'interesse, che sono due cose fondamentali un po' in tutto quello che facciamo. Per cui io mi auguro che veramente questa presentazione, questo vostro impegno, questo momento possa dare l'inizio a questo progetto, a questa visita che noi faremo, spero di essere anche io dei vostri, farò di tutto per esserlo, ma che siano momenti che attirano quanto più possibile i giovani, che per me è una cosa fondamentale, farli appassionare a qualcosa di bello piuttosto che a cose che sono fuorvianti o che poco restano in valori e contenuti. Quindi vi ringrazio particolarmente dell'attenzione al nostro territorio, dell'invito che avete prestato, corti saluti anche dell'amministrazione che contemporaneamente siamo impegnati in due posti diversi. Vi auguro un buon proseguimento dei lavori e sarò io stessa a presenziare per interesse mio personale. Grazie. Ringraziamo ancora anche l'architetto Maradeia, di cui potrete anche apprezzare le foto, vi consiglio alla fine di vedere, veramente vale la pena, sia la mostra fotografica che quella artistica. Adesso andiamo subito a presentare il professore Stranges, anche se non ha bisogno di presentazioni, lo conosciamo. Possiamo dire che è un archeologo, ispettore onorario del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, che ci parlerà appunto delle novità sul nostro territorio di merito Porto Salvo, quindi vi consiglio proprio di aprire le orecchie. Io parlo senza microfono perché credo di più sentiamo. Un anno fa, come oggi, veniva a mancare questo signore, la persona più umile sulla faccia della terra, ma quello che è, ha contribuito di più per la mappatura della preistoria nella provincia di Reggio Calabria, Luigi Sacca. Luigi Sacca è morto di un male incurabile e questa è l'ultima conferenza che abbiamo tenuto prima della sua morte a Bova, e appunto sono riuscito ad avere l'ultima sua foto, dopo è deperito sempre di più. E appunto Luigi Sacca un giorno viene a casa mia e mi porta dei materiali qua di merito e mi dice: guarda, io stavo andando via in un altro posto. Dico: no Gigi, andiamo subito. E siamo saliti ed è iniziata la nostra storia. Prego, altra diapositiva. E allora, che cosa abbiamo trovato a merito? Tanto, tanto, tanto. Io per sommi capi vi dico quello che c'è. Innanzitutto abbiamo trovato la pagesa del Neolitico di Stentinello di quasi 6500 anni, poi vedete come, che è il Neolitico più evoluto del Mediterraneo. Abbiamo trovato poi tutto in giro, tutta una serie di situazioni. Ancora a Pentidattolo abbiamo trovato il Neolitico, abbiamo trovato l'età del rame, tra Merito e Pentidattilo, ancora Neolitico e fine del Neolitico presso Rogudi Nuova, il cimitero di Rogudi, e poi qua tutta questa fascia di Merito abbiamo trovato il periodo greco, e provvede sia che ad ogni mareggiata, ogni calata di fiumare o di vallone appaiono monete e ceramiche. Quindi la Merito secondo me si estende dall'ospedale fino alla zona fine fondo. E la ricchezza delle monete che trovano i collezionisti sulla spiaggia di Merito in nessunissimo altro posto. Tra l'altro io ho potuto constatare anche di monete di metallo pregiato, e tra queste delle monete arabe, d'oro massiccio, straordinariamente belle e conservate. Oltre tutte le opere, tutte le monete greche e romane. E poi vi stavo dicendo, un tempietto greco con della ceramica del VI secolo, tra Merito e San Lorenzo, e poi tutto questo qua. Innanzitutto questo neolitico di Stentinello sul Monte Cofolito, e poi nella grande località di Monasterace una serie di villaggi che vanno dal bronzo antico
al bronzo finale. È praticamente un villaggio particolarissimo di una cultura maltese di Borgi Innadur, straordinariamente rara, unica, non ce n'è altri, tutto il meridione d'Italia. Andiamo avanti. Le datazioni le abbiamo potute, perché noi abbiamo creato un gruppo con Luigi Sacca, dove raccoglie 19 università, capofila Cambridge, Oxford, Southampton, Leicester, New York, eccetera, eccetera. Quando abbiamo pubblicato, sono partito un po' da tutto il mondo, sono andato a trovarmi a casa e dice voglio vedere cos'è questa roba qui. Quando ho chiesto i permessi ministeriali e stanno scavando, stanno facendo le ricerche sul territorio di Bova. Quindi per confronti vi posso dare una datazione scientifica su quello che abbiamo trovato qui a Merito. Allora, Neolitico di Stentinello, questa è la datazione a radiocarbonio effettuata da Oxford, vedete 6750 a.C. fino al 6000 eccetera eccetera, queste sono le varie datazioni di questo periodo di Stentinello. Nel Neolitico invece troviamo 4330 fino a 4150 con un range di differenza. Siccome per Bova abbiamo analizzato due località, ecco, abbiamo il secondo sito di Stentinello che va da 6350 a 6170. Quindi, pensate voi, abbiamo mappato un territorio vastissimo su tutta la provincia ed è emerso che noi abbiamo avuto la fase del Neolitico di 8000 anni fa, la più importante del Mediterraneo. Tanto che hanno chiesto al professor John Robb di Cambridge che cos'è il Neolitico della provincia di Reggio rispetto alla Mesopotamia. Lui ha detto che cos'è la Mesopotamia. Qui ci vogliono 100 anni ancora di studi e 100 gruppi come il mio. E adesso vedrete cosa abbiamo trovato. Possiamo andare avanti. E allora, ripeto brevemente perché possiate avere un'idea esatta delle datazioni. Neolitico 6000-3500 a.C. Età dei metalli, rame, bronzo, ferro 3500-750 a.C. Età greca arcaica, classica, ellenistica 8-3 secolo a.C. Età romana parte dal 3 secolo fino al 6 secolo dopo. Medievale dal 6 secolo fino al 16 secolo. E questa è la nostra età. Ecco, questo è il Neolitico Stentinello, il più elaborato e fine, anzi addirittura non ho messo le foto di Merito perché ce l'ho ancora in diapositiva. Il Neolitico Stentinello di Merito è il più sottile, il più bello, il più delicato e sono dei disegni che sembrano dei ricami di mano femminile. Questi qua sono stati datati circa 6500 anni a.C. Andiamo avanti. Questo è il Neolitico arcaico, quasi arriviamo a 7000 anni a.C. Abbiamo trovato un esteso villaggio che da Saline continua quasi fino a Merito. E presso anche il cimitero di Roguri abbiamo trovato questo Neolitico arcaico. Questo è il primo Neolitico. Questo è quando l'uomo ha inventato le ceramiche. Andiamo avanti. Questo invece rappresenta è un vaso che troviamo in Turchia, Grecia, Calabria e Sicilia contemporaneamente. Risale a 4000 anni fa. Questo mazzo in centro, con tre gradini, è una specie di copertura, non so come definirla, un'entrata. Andiamo avanti. Questa è la proporzione, non mi sono messo perché voglio farmi vedere, ma era per darvi la proporzione, il graffito parte da qua, il basso rilievo arriva qua. Questa è ancora la cinta muraria, andiamo avanti. Ed ecco qua cosa viene fuori. Ecco qua cosa viene fuori. Per poterlo fotografare ho dovuto creare un rialzo, andare con un ponteggio, perché questo qui era visto, doveva essere guardato da lontano. Naturalmente io da vicino non posso vedere che cos'è. Allora, alzandomi su 4 metri ho potuto vedere e realizzare questa. Ed ecco, questo è il modello che i romani hanno copiato. Allora, Mitra, nell'atto di uccidere il toro, il cane che assale al collo, e lì c'era il cane che assale al collo, e il serpente che sotto lo scorpione. Può tornare un attimo indietro? Eccolo qua. Qui abbiamo il cane che assale al collo. Abbiamo probabilmente quello che deve essere stato il serpente rovinato dalla ruspa. Qui abbiamo addirittura un altro elemento che non ho messo, ma è un piccolo ometto inginocchiato che guarda. Ed ecco una cosa molto importante, questo cappello. Questo è il berretto frigio. Ora i frigi hanno preso il posto degli ittiti. Eccolo qua il cappello. Qui è piegato all'indietro, qui è piegato in avanti. Questo cappello però a quell'epoca non ci doveva essere questo cappello.
perché è stato riportato poi cronologicamente in una fase successiva. Ma qui veramente stiamo sconvolgendo la storia, come abbiamo fatto con la preistoria d'altronde. Guardate che abbiamo sconvolto la storia del Mediterraneo con la preistoria della Calabria. Andiamo avanti. Ed ecco le rappresentazioni più arcaiche del culto del toro. Allora qui c'è il problema che io non capivo. È Mitra che uccide il toro o è la conduzione del toro sacro? Come troviamo a Cnosso, come troviamo a Troia e compagnia bella. Ed ecco, questa è una stele di quelle che possiamo trovare nell'Anatolia, nella Grecia più arcaica. Questo è lo stile. E quella figura era proprio così, con questa cornice posta in verticale, prima che la ruspa la battesse ed edificasse la strada. Il culto di Mitra è antichissimo, è di origine indo-iranica, già noto nel XV secolo a.C., citato in un trattato tra Ittiti e Mitanni. Ora io qua, per gli studiosi, dico Mitanni, e poi seguite le tracce. Popoli dominanti nel Medio Oriente, anche il mitraismo si articolava in una trinità, probabilmente i frigi ne diffusero il culto. Frigi, popolo di origine balcanica, i frigi invasero l'Anatolia nel XII secolo a.C. in concomitanza con il crollo dell'impero Ittita, diedero vita al regno della capitale di Gordio, ed ora probabilmente gli Ittiti proprio in quel periodo sono arrivati a merito. Il percorso, oltre che interessare quindi il SIC di Mano Simone, costeggerà quella che è la famosa Torre Costiera di Merito. Sappiamo tutti che ce ne sono due all'interno del territorio comunale. Questa è la prima realizzata all'interno del territorio melitese, si trova appunto su Monte Calvario e attraverso una serie di segnalazioni, diciamo, penso che sia abbastanza conosciuta questa cosa, attraverso segnali di fumo durante il giorno, invece segnali di fuoco durante la notte, si comunicava da una torre all'altra, quindi era stata creata una sorta di rete strategica di difesa di questo territorio, una rete organica proprio di difesa del territorio, attraverso queste torri che poi facevano capo comunque ai castelli che si trovavano all'interno del territorio. Questa torre in modo particolare comunicava con Torre Musa e col castello di Pentidattilo. Un bel percorso da effettuare, da ormai il programma partirà dal 2019 se non sbaglio. Voi volete aggiungere qualcosa? Bene, allora procediamo. Adesso invece interverrà il dottore Domenico Guarna. Domenico Guarna, laureato in giurisprudenza all'Università di Reggio Calabria, approfondisce gli studi storici presso il DICAM all'Università di Messina. Autore di una monografia sui bronzi di Riace dal titolo I bronzi di Riace, Atlante di anatomia umana per Publispera. Cura per la Voce del Sud la rubrica di ecoturismo, collabora con Calabria Noi nel Mondo e soprattutto è presidente, conosciuto come presidente dell'Associazione Giardino di Morgana. Io poi, tra le altre cose, ho partecipato a tutte le escursioni che ci sono nel territorio perché mi piace riscoprirlo, anche alla tua su Reggio Calabria, ed è stata molto interessante. Poi anche curato molte iniziative a promozione del punto santuario di San Gaetano Catanoso a Reggio, tra le quali il primo meeting sull'ecoturismo ed il premio di poesia dedicato proprio al santo Gaetano Catanoso. Allora, intanto vorrei ringraziare per l'invito Carmine, Santina, Maria Carmela, per l'invito e per i contenuti poi toccati qui stasera. Sono dei contenuti a me tra l'altro molto, molto cari, sono i temi che mi piace quotidianamente affrontare, sono un po' le declinazioni sui temi che mi spingono poi alle attività dell'associazione. Sulla ricostruzione del professore Stranges mi piacerebbe poi confrontarmi, mi spiace che sia andato via, una suggestione molto interessante ma che secondo me merita uno studio molto più approfondito, e sono sicuro che poi con Sebastiano avremo modo di parlarne. Io sono stato invitato un po' per trattare questa figura di San Gaetano Catanoso. Io me ne occupo da storico e non da fedele, non sarei in grado, anche perché studiandolo, io vivo nel quartiere dove esiste il santuario di San Gaetano. Studiandolo da mediocre storico ho scoperto una figura, un uomo più che un santo, o meglio un uomo prima che il santo, un aspetto umano che fu sicuramente
grandissimo, un uomo del fare concreto sicuramente, un uomo della, un uomo di progetto, mi piace definirlo come un uomo di progetto, per fare una, come dire, un intro su questa figura, dico sempre che lui fu un uomo che a 80 anni aveva la, la voglia di programmare i suoi successivi 20. Si spingeva, voleva spingersi quindi nei successivi suoi 20 anni alla creazione del ramo sacerdotale del, del Volto Santo. Morì poi di lì a poco e fu un uomo peraltro molto legato al suo territorio d'origine, Corio di San Lorenzo. Tornando più volte, abbiamo addirittura, girano addirittura su YouTube anche la, le registrazioni audio di quei giorni. Lui tornò per festeggiare poi al paese d'origine i suoi 80 anni e poi anche successivamente. L'ultimo audio del santo addirittura è del, dell'anno precedente la sua morte. Un breve indirizzo di saluto, peraltro come avete compreso non era previsto un mio intervento. Ho cercato di sottrarmi, ma senza successo. Un ringraziamento a questo tavolo, a Carmine, alle associazioni, a tutti voi che siete intervenuti per questa attività che ci fornisce una speranza. Per ciò che fate, per come lo state facendo, per come lo state raccontando, questo è molto, molto importante. Ci mancò la parola. Per molto tempo questa parola è come se fosse un po' rimasta sepolta nei nostri petti e si avvertiva quei contrasti a cui Domenico faceva riferimento. Una bellezza antecedente, una bellezza che ci ha anticipati, ma che non abbiamo saputo coglierla, anzi talvolta l'abbiamo trafitta, l'abbiamo tradita, proprio noi che con la bellezza e intorno alla bellezza abbiamo compiuto i più alti ragionamenti. Caro Cagatia, una bellezza che assumeva un significato diverso rispetto a quella platonica e fu inventata qui. Non la bellezza estatica, non quel sentimento che ti ferma, che ti schiaccia, che ti rende quasi impotente, ma la calogagatia è la bellezza compiuta, cioè la bellezza come pienezza, come qualcosa di funzionale ad un progetto. Quel progetto per noi è mancato, quindi ci siamo accostati a questa bellezza, ma poi non abbiamo saputo coglierne i tratti per poter progettare. E allora ecco perché dico speranza, perché questa semenza è un progetto. La semenza contrasta la temenza, quella che noi abbiamo avuto, perché per molti anni abbiamo anche temuto di dover pronunciare questo nome ruvido, aspromonte, in cui, come ho sempre detto, il sentimento del peccato prevaleva sulla istanza di una preghiera che dovesse soffocarlo e quindi siamo rimasti un po' così, abbiamo ceduto la parola, l'aspromonte lo hanno raccontato gli altri, la nostra terra l'hanno raccontata gli altri e non sempre benevolmente, come è facile riscontrare da una certa storiografia. Questi sono i passi che noi compiamo e mi fa piacere che voi insistiate su questo cammino, io vi seguo seppur di lontano, vi seguo, sono i passi che segnano anche la volontà di riappropriarsi di un qualcosa che abbiamo lasciato in un angolo buio. E benvenga ogni suggestione, io condivido alcune delle cose a proposito della presentazione di Sebastiano, vanno approfonditi, molti concetti meritano un'attenzione particolare, una prudenza particolare, e tuttavia essi nascondono una suggestione. Vi posso assicurare che altrove, con molto meno, hanno saputo progettare. Questa odissea che una volta viene attribuita in un'area geografica, poi viene
sticacchiata da qualcuno e la colloca altrove. Questo autore che alcune volte si noma in un modo, altre volte si noma in un altro. Ecco, noi abbiamo invece dei cardini che sono inamovibili come quel talamo odissiaco, però abbiamo rinunciato a rappresentarli. E seppur c'è un contenuto di suggestione, io dico, se questa ci aiuta a portare un'attenzione verso i nostri territori, ben venga, perché accanto alla suggestione poi ci sarà il rigore della ricerca, ci sarà la disciplina ordinata, ci sarà il protocollo scientifico, ma anche la suggestione è importante che ci sia, perché, e chiudo, spesso noi abbiamo bisogno di una emozione, di qualcosa che ci faccia alzare in piedi, e spesso questo qualcosa tra le macerie è o una croce o una fotografia di un tempo che fu, o qualcosa che non è caduto e che è rimasto nella sua posizione orizzontale o verticale che sia, un pezzo di bandiera, una pagina di un diario. Abbiamo bisogno di una emozione per poterci dire ancora vivi, per poterci mettere in processione e chiedere a qualcuno di guidarci, e per poterci mettere in processione per credere. Ecco, se voi alzate questo vessillo come state facendo, noi ci mettiamo in processione, seguiamo i vostri passi e siamo pronti a, accanto nostro, a dire una parola assieme alle vostre per ricostruire questo racconto che per molti anni, troppi anni, è mancato. Grazie.